Bentornati da Il Mondo del Collezionista. In questo video presento un nuovo prodotto della De Agostini. Parliamo di Super Animals Dinosaurs Edition. Ecco qui una bustina Super Maxi, qui abbiamo tutta la collezione completa che andiamo a vedere a breve. Una bustina al prezzo di 4,99 euro comprende il magazine più il gadget allegato, cioè il dinosauro, che è uno tra questi 16, sono 16 dinosauri: il sauro, l'allosauro, l'albertosauro, il triceratopo, abbiamo l'irritator, l'archaeopteryx, driptosauro, nodosauro, ceratosauro, poi abbiamo il pachycephalosauro. Quelli speciali sono 6 e sono lo stegosauro, Baryonyx Wulkeri, poi abbiamo Torvosauro che si illumina al buio, Super XXL, il Tirannosauro, e poi quelli che cambiano colore, che sono il Dilophosaurus e il Charcharodontosauro. Qui abbiamo il magazine, non solo dinosauri. Abbiamo molte informazioni su dinosauri. Abbiamo l'uovo, i fossili viventi, come creare un fossile, tutte le procedure, e abbiamo le risposte ai giochi, la Mongolia, e questa è la collezione completa dei Super Animals. Ecco. Abbiamo qui già due bustine, io direi di iniziare subito ad aprirle. Ecco qui il primo dinosauro di oggi. Molto gommoso. Andiamo a vedere perché abbiamo trovato il primo speciale, eh sì, quello che cambia colore, cioè il Dilophosaurus. Eccolo qua, Super Maxi. È uno dei due che cambia colore, eccolo qua, in giallo. Il primo animale di oggi, super allungabile. Andiamo a vedere anche qua la collezione completa. Abbiamo le caratteristiche del Dilophosaurus, cioè la taglia, quindi vediamo quanto è grosso, 2 su 5, la forza 3 su 5, la velocità 4 su 5 e poi la voracità 5 su 5. Sono andati sempre ad aumentare. E ora andiamo a leggere la sua descrizione. Il Dilophosaurus, qui alto 2 metri, qui vediamo in proporzione con l'essere umano. Eccolo, il Dilophosaurus, nonostante le dimensioni alto 2 metri e lungo 7, quindi diciamo anche in lunghezza, è piuttosto leggero, solo 4-5 quintali, e grazie al suo corpo agile e scattante è tra i predatori più veloci e temibili. Ad aiutarlo nella caccia ci sono anche gli artigli. Eccoli qua, li vediamo da subito. Anteriori, con i quali colpisce le prede durante gli inseguimenti. La sua vera arma segreta è però la coda, che lo aiuta a bilanciarsi nella corsa e a colpire gli avversari, trasformandosi in una potente frusta. Al suo arrivo fuggono sia gli animali terrestri sia quelli acquatici, è infatti un abile, pericoloso nuotatore. Ovviamente, qua abbiamo la coda, sua arma segreta. E come ogni prodotto, sempre tutto perfetto nei minimi dettagli. Ora andiamo a vedere se dopo il Dilophosaurus troviamo qualche animale sempre speciale.
qualche dinosauro. Mi sembra bello massiccio. Andiamo ad aprire. Eccolo qui. Che ritroveremo? Bellissimo. Questo lo conosciamo da subito. Eccolo qui, il triceratopo. Niente, per il suo colore, ma anche per il suo aspetto. Ecco qua, abbiamo le corna. La sua criniera. Andiamo a vedere anche la sua descrizione. Alto 3 metri, qui, molto di più del Dilophosaurus. E anche le caratteristiche sono aumentate rispetto a prima. La taglia 4 su 5, forza 4 su 5, velocità un po' di meno 3 su 5, ma la velocità rimane sempre 5 su 5. E andiamo a leggere qualcosa sul triceratopo. Non è tra i dinosauri più alti, solo 3 metri. Ma con le sue 8 tonnellate di peso e gli 8 metri di lunghezza, non passa certo inosservato. Si nutre di piante e attacca solo quando si sente minacciato, ma in tal caso diventa pericolosissimo. È infatti capace di infliggere ferite molto dolorose, se non mortali, a qualunque nemico. I suoi punti di forza sono la testa enorme e il collare osseo, con 3 corni rivolti verso l'alto, di cui 2 lunghissimi, pronti a infilzare chiunque si avvicini. Questo era il triceratopo. Qui troviamo una bella coda. E non si regge in piedi perché le gambe non reggono. Ecco qui il terzo corno. Qui sono gli altri due molto più visibili. Questo era il secondo dinosauro di oggi. E ora direi infatti di procedere spediti con il terzo. Però vediamo prima, magari un tirannosauro. Oppure abbiamo anche quello gold, che magari lo stegosauro è quello che vorrei di più. Infatti cerchiamo uno un po' più grosso. Questo non mi sembra così grosso, però ce lo facciamo andare bene lo stesso. Andiamo. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere il terzo dinosauro di oggi. E sarà anche questo uno speciale. Eccolo qui. Non vuole uscire questo dinosauro. Speriamo però che un tirannosauro, uno di quelli che abbiamo citato prima. Vedere dalla coda, dovrebbe essere l'allosauro, qui anche per questo colore, infatti conosciamo molto bene dal collo, è l'allosauro. Molto bello, nei mini dettagli, guardiamo qua. Anche i colori. Andiamo a leggere qualcosa su di lui. Tanto sta andando sempre a crescere con l'altezza, a 2 metri, a 3 metri, ora a 4 metri e 5. Andiamo a vedere però le caratteristiche, anche qui molto elevate. Con la taglia 4 su 5, la forza 4 su 5, velocità 4 su 5 e l'ultima, la voracità, sempre 5 su 5. Andiamo a vedere qualcosa sull'allosauro. È uno dei predatori più grandi, alto fino a 5 metri, lungo 11, con un peso superiore alle 2 tonnellate. A differenza di altri bipedi, ha gli arti anteriori ben sviluppati e dotati di artigli micidiali. Eccoli qua, anche questi molto molto grossi.
capace di afferrare la vittima in una morsa letale. Si muove in branco, pronto a tendere imboscate che lasciano le prede senza scampo, a zampe forti e veloci, ma la sua arma vincente sta nei potentissimi muscoli del collo che, anche in corsa, sostengono la potente mandibola mentre si abbatte come una scure sul suo bersaglio. Forse l'animale più forte di oggi, anche se a vista il Triceratopo è un po' più imponente. Però scrivete nei commenti qual è il vostro preferito e qual è quello più forte secondo voi. Lasciate un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Dal mondo del collezionista è tutto, a presto e ciao! Il mio preferito è il Triceratopo, scrivete il vostro.